colpisce di questa vicenda è l'assoluta impunità e la legalità con cui le azioni sono avvenute. Può darci un suo commento? Sì, la Procura della Repubblica di Tivoli ha sempre tentato di indagare, ha svolto anche indagini importanti sul comune di Guidonia, tant'è vero che esiste oggi un processo nei confronti dell'ex sindaco Rubeis per concussione, ci sono degli episodi specifici sotto il vaglio del GIP, ma è ancora operativa la misura cautelare. Sono indagini complicate queste, perché dai nostri accertamenti risulta un alto clima di omertà, cioè la gente non vuole parlare, non vuole rivelare i dettagli dei reati perché ritiene che questi illeciti, questi reati sono sempre stati commessi, vengono commessi oggi e saranno commessi domani. Questa è la sensazione che abbiamo avuto, gli accertamenti. Abbiamo dimostrato in questo caso con la Guardia di Finanza che siamo in grado di scoprire chi commette delitti. Non a caso è talmente radicato che non è operazione ragnatela. Sì, perché la sensazione di una vera e propria ragnatela che avviluppava il comune di Guidonia, non consentendo alle persone oneste, e ce ne sono e sono la stragrande maggioranza, di rispettare, di fare la propria parte. Poche persone si erano impossessate della possibilità di dare appalti in modo illecito per avere guadagni. Il problema è sempre questo, il profitto illecito. In un caso sono stati sequestrati 50.000 euro contestati come tangenti.